dedicato all'intera umanità. L'Olocausto è una pagina del libro dell'umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria. Fin dalla prima elementare abbiamo attuato un percorso pieno di esperienze poetiche, narrative, artistiche e visive che ci hanno portato ad essere maturi e a capire i veri problemi della vita. Col tempo abbiamo studiato artisti di ogni tipo che hanno dato una svolta radicale alle nostre menti e ai nostri infantili modi di pensare, che ogni bambino ha prima di conoscere il mondo che non è tutto rose e fiori. Per esempio, Giambattista Vico, un filosofo molto conosciuto, ha detto una volta: corsi e ricorsi storici. Questa frase ci fa capire che se noi non diamo un occhio al passato, il futuro sarà la sua ripetizione. La parola che descrive questo accaduto è ricordare. Se noi non ricordiamo cosa è successo nella Shoah, a quei poveri ebrei, innocenti, di cui pochi si sono salvati, la storia si ripeterà. Se questo è accaduto è per le menti ristrette che c'erano e ci sono. E tutti seguiranno la massa e non ragioneranno mai con la propria testa, non ricordando. Com'è già successo? Quindi ricordiamo, e senza avere paura di farlo, noi valiamo tutti allo stesso modo. In questo video vedremo i nostri disegni, i nostri testi e le nostre poesie dedicate alla Shoah. Dopo aver letto un estratto del diario del tenente colonnello Mervyn Willett Goin ed esserci ispirati ai quadri di due pittori, Salvador Dalí ed Edvard Munch. Speriamo che il video vi piaccia. Estratto dai diari del tenente colonnello Mervyn Willett Goin, tra i primi soldati britannici ad entrare nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. No, non sono in grado di fornire una descrizione adeguata del campo dell'orrore in cui i miei uomini e io stesso avremmo trascorso il mese successivo delle nostre vite. Non era che una distesa desolata e arida, spoglia come un pollaio. Ovunque si trovavano cadaveri, alcuni impilati in mucchie enormi, altri stesi a terra soli o in coppie nel punto in cui erano caduti. Ci volle un po' per abituarsi a vedere donne e bambini che crollavano a terra nel momento in cui si passava loro accanto, senza cedere alla tentazione di lanciarsi in loro aiuto. Ci si dovette abituare in fretta all'idea che l'individuo semplicemente non contava nulla. Si sapeva che ne morivano 500 al giorno e che ne sarebbero continuati a morire 500 al giorno per settimane ancora. Prima che qualsiasi cosa il nostro potere avesse il benché minimo effetto. Eppure non era facile vedere un bambino soffocato per la difterite, sapendo che una tracheotomia e dell'assistenza infermieristica l'avrebbero salvato. Ci vedevano donne annegare nel proprio vomito perché troppo deboli per girarsi e uomini mangiare vermi mentre tenevano mezzo filone di pane serrato nel pugno. Solo perché avevano dovuto mangiare vermi per vivere e ormai erano malamente carnivori. Mucchi di cadaveri, udì oscini con una donna troppo debole per stare in piedi, da sola che si puntellava contro di essi, mentre cucinava il cibo che le avevano dato sulla fiamma di un fornello. Uomini e donne che si accucciavano ovunque all'aperto, scaricandosi dalla dissenteria che sconfossava loro l'intestino. Una donna in piedi, completamente nuda, che si lavava con del sapone dell'esercito nell'acqua di una cisterna in cui galleggiavano i resti di un bambino. Fu poco dopo l'arrivo della Croce Rossa britannica, malgrado non necessariamente vi sia un legame tra i due eventi, che fu consegnata una quantità molto ingente di rossetti. Non era proprio quello che noi uomini avremmo voluto. Noi invocavamo a gran voce centinaia e migliaia di altre cose e non so
proprio chi fosse stato a chiedere il rossetto. Vorrei tanto poter scoprire chi era. Fu l'operato di un genio, un gesto di pura e incontaminata intelligenza. Credo che niente abbia aiutato qui quegli internati più del rossetto. Le donne giacevano nelle cuccette, prive di lenzuola e senza una camicia da notte, ma con labbra color rosso scarlatto. Le vedevi vagare qua e là, con solo una coperta gettata sulle spalle, ma con labbra rosso scarlatto. Vidi una donna morta sul tavolo autoptico e nella mano serrava un pezzo di rossetto. Finalmente qualcuno si era adoperato per far sì che tornassero ad essere degli individui. Erano qualcuno, non più solo un numero, che avevano tatuato sul braccio. Finalmente potevano interessarsi del loro aspetto. Fu quel rossetto che restò per loro i primi brandelli di malattia. Da troppi giorni il tuo sorriso si è spento, il tuo viso triste, le tue labbra sono socchiuse, aride e vorrebbero urlare, libertà! Poi pensi all'ultima volta che hai sorriso e ricordi le tue labbra rosse che facevano impazzire il tuo amato corteggiatore. Voglio la libertà e voglio il mio rossetto. Un rossetto rosso, un rossetto rosso ti ha cambiata, ti ha reso più forte e ti ha illuminato il volto. Un rossetto rosso ti ha fatto capire di essere donna. Un rossetto rosso, solo quello ti è bastato per ritrovare un sorriso. Il rossetto rosso fece risplendere molte donne e da quel punto si capì che non erano più animali. Non avevano niente, ma quel rossetto fece felici molti volti tristi in un momento di terrore. No, donne uccise, donne e donne uccise, senza alcun vestito per cui coprirsi. Non volava un sorriso per incoraggiarsi. Donne ferite, ma per riprendere la loro bellezza e il loro magnifico sorriso è bastato solo un po' di rossetto vermiglio. Sei debole, oscena e senza un perché per vivere. Una donna umiliata non ha umanità senza una goccia di vermiglio. Il rossetto è la scintilla che accende la donna, anche nei momenti più bui. L'umanità è la cosa più importante da non perdere. Nei campi di concentramento, donne sono state uccise, massacrate. Mangiavano vermi, si lavavano in cisterne, con acqua putrida e con resti umani. Erano stati trattati come animali, ma poi un rossetto vermiglio un po' di umanità a tutti. Labbra rosse, come le tue labbra color vermiglio, ti illuminano come una stella quando rinasce. Labbra rosse, le tue labbra ti faranno riavere la tua anima da donna. Labbra rosse, ti daranno la forza di rialzarti e di combattere per te stessa. Il rossetto rosso ti ha cambiata, ti ha reso forte e ti ha riaccesa. Il rossetto rosso ti ha illuminato le labbra. Ora sei di nuovo una donna. Il rossetto rosso ha cambiato il tuo volto. E solo quello ti è bastato per sorridere ancora. Rossetto, rosso abbagliante, onesto. Sulle labbra delle donne, sotterrate dalla paura e dalla tristezza, tornate a risplendere, trovando la loro femminilità, ormai perduta tra quei filistini. Stava cadendo il mondo, governato dalle persone che non ascoltavano, non
non parlavano, ma seguivano le regole per distruggere la felicità. Con un sorriso molto chiaro, ma delle lacrime molto scure, il rossetto sul loro sorriso dava dignità. Rossetto rosso, ti fa riavere l'anima, illumina il cammino, ti rende felice. Rossetto rosso, l'unica cosa che hai per ricordare la tua vita precedente. Goditi la vita il prima possibile. Carpe diem. Ogni anima sciupata, senza un briciolo di dignità, e con un solo rossetto l'umanità è comparsa. Rossetto rosso, un rossetto rosso che ti ha illuminato le labbra, e con quella piccola luce ci fu una grande speranza. Rossetto rosso vermiglio, il rossetto vi illumina, donne morte con un bel sorriso e gli occhi pieni di terrore. Una notte d'autunno, nel buio totale, emesso il rossetto e la strada si illuminò. Un rossetto rosso, è bastato per ridare alle donne la loro dignità, che hanno perso diventando un numero. La donna, nel terrore dell'olocausto, ha racchiuso in un rossetto la sua felicità. Rossetto, rispettoso, ossessionato, color sangue, che talvolta fa ritornare alle donne l'umanità che avevano perso. Rossetto rosso. Un rossetto rosso può ridare la dignità perduta, che risplende la tua bellezza, anche nell'orrore. Le donne vissute in posti terribili. E un giorno arrivò una piccola speranza, una traccia di rosso, e si ritrovarono ad essere libere. Umanità, a volte mancante in alcuni momenti nuvolosa, insuperabile, perché tutti la devono avere. Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo. Dedico questo aforisma a tutti gli uomini e le donne di questo mondo.